Due voli in arrivo, due in partenza, poi la cerimonia inaugurale alla presenza tra gli altri del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, del presidente della GESAC, la società di gestione dell'aeroporto Carlo Borromeo, e del presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma. Una mattinata intensa da vivere e raccontare. Giovedì 11 luglio è destinata a diventare una data storica per la provincia di Salerno con l'inizio delle attività del Salerno Costa d'Amalfi, il secondo aeroporto regionale destinato a diventare nel tempo scalo di riferimento per milioni di viaggiatori. Quattro compagnie in questi primi mesi di attività garantiranno voli per l'Italia, Africa ed Europa. Un'opportunità di sviluppo importante per il territorio che si sta organizzando per accogliere i viaggiatori e garantire loro servizi. Il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, ha intanto incontrato imprenditori turistici e rappresentanti di associazioni del territorio per illustrare il piano di collegamenti via terra predisposto per i viaggiatori che raggiungeranno l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. L'incontro si è svolto a Palazzo Sant'Agostino, alla presenza tra gli altri del consigliere provinciale delegato ai trasporti Francesco Morra e degli assessori comunali di Salerno Dario Loffredo e Rocco Galdi. Queste settimane abbiamo avviato un'ampia discussione con le compagnie di autobus, sono stati autorizzati 13 collegamenti per 13 destinazioni diverse o la medesima destinazione con percorsi diversi, principalmente gli hub ferroviari, stazione di Battipaglia, stazione di Salerno che ha un collegamento diretto da Bus Italia, e le principali località turistiche, quindi il Cilento, Camerota, Acciaroli, Amalfi, Pompei come località, e ovviamente man mano che stanno arrivando le altre richieste di autorizzazione stiamo istruendo in modo che all'arrivo di tutti i voli ci sarà un pullman che partirà per una di queste località. Questo anche nelle settimane, nei mesi successivi, quando il numero di voli in arrivo aumenterà? Sì, abbiamo già concordato un appuntamento intorno a 18-20 luglio per poter programmare il mese di agosto e man mano ovviamente integrare quella che è la programmazione dei voli con la programmazione dei collegamenti turistici. Naturalmente l'obiettivo finale è quello legato alla metropolitana che permetterà di raggiungere a poche centinaia di metri la struttura. Sì, assolutamente, 2026 RFI completerà i lavori, avremo una metropolitana davanti all'arrivo del termine dell'aeroporto che collegherà innanzitutto con la stazione di Salerno, da cui si potrà ovviamente viaggiare con alta velocità e con altri mezzi di trasporto. Molti di questi voli, almeno nelle primissime settimane di programmazione delle varie tratte, viaggeranno pieni, e perché c'è curiosità legittima o perché si incomincia a comprendere l'importanza di uno scalo alternativo a Napoli, e dunque poi il margine di crescita, la potenzialità del Costa d'Amalfi è ampissima? Ma io credo che gli utenti che verranno con questi voli non sarà per la curiosità di vedere l'aeroporto, ma perché sono persone interessate al nostro territorio. Del resto la Campania è in un boom turistico già da qualche anno, che cresce anno dopo anno, stagione dopo stagione. Quindi io sono convinto che l'aeroporto di Salerno avrà una ricaduta importantissima, sia nella quantità di passeggeri, nella quantità di turisti che ci verranno a visitare, e quindi cresceranno le rotte e i collegamenti.